ad una nuova puntata di Sei a casa. Oggi in questa prima parte vi consigliamo la lettura del libro d'esordio di Barbara Paladini, Una storia, edito da CN Edizioni del gruppo Oligo e Irrio. Ecco qui la locandina, la copertina, scusate, la vedete già, e ci racconta qualcosa, ci anticipa qualcosa di questo libro che andremo insomma pian piano a raccontarvi oggi, senza svelare troppo, perché poi ovviamente il consiglio è quello di leggerlo durante le festività natalizie. In studio con me la scrittrice, quindi do subito il benvenuto a Barbara Paladini. Buonasera. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Barbara, partiamo raccontando quando nasce la tua passione per la scrittura. La mia passione per la scrittura mi accompagna da sempre, tant'è vero che anche i miei studi, io mi sono laureata in lettere, in particolare in filologia medievale e umanistica, perché il libro, anche come oggetto, mi piace da sempre, mi affascina da sempre, che poi siano libri antichi o libri moderni, il fascino permane uguale. E quindi mi sono sempre cimentata nella scrittura, anche da ragazzina, ho partecipato quando avevo 15 anni a qualche concorso I giovani e la poesia. Certo che crescendo cambiano le emozioni, cambiano i sentimenti, cambiano i ritmi di vita e quindi un paio di anni fa ho deciso di cimentarmi in questa prova che è nata innanzitutto come una sfida verso me stessa. Provare, riesco veramente a scrivere un romanzo, a portarlo fino in fondo, a renderlo un prodotto accattivante e interessante, tanto da riuscire ad arrivare alla pubblicazione. E così è stato, grazie soprattutto all'aiuto di CN, che fa parte di, come dicevi tu, di Oligo Editore, che ha ritenuto, diciamo, quello che avevo, la mia fantasia aveva partorito, degno di diventare un libro vero e proprio. E che cosa si prova a vedere concretizzato quindi un sogno? Sì, è esattamente un sogno che si concretizza, ma la verità è che un po' quando tieni il libro fra le mani, l'oggetto libro è bellissimo, ma soprattutto quando le persone cominciano a leggerlo e ti dicono mi sono ritrovato in quello che hai scritto, c'è un pezzetto di me in questa scena, in questo capitolo, mi sembrava quasi che avessi raccontato la mia storia. E questo è stato uno dei lati più belli e anche più divertenti, perché nonostante i luoghi siano i luoghi del mio cuore, perché il libro è ambientato tra Bologna e il Salento, in realtà le vicende che io ho narrate sono tutte vicende di fantasia, non c'è nulla di autobiografico, ma alcune persone mi hanno detto questa cosa è successa anche a me e quindi questo è stato veramente sorprendente. Eh sì, è bello quando il lettore riesce a riconoscersi, no? Sì, ma infatti la sfida anche dal titolo, no? Sembrerebbe un titolo poco accattivante, una storia. E molti mi hanno chiesto come mai, forse anche da un punto di vista commerciale, diciamo, potevo scegliere qualcosa che stimolasse di più la fantasia del lettore. In realtà è stata una scelta consapevole, perché il mio libro nasce dall'idea di provare a scrivere della quotidianità, che apparentemente, ma solo apparentemente, sembra banale, ma invece può risultare ricca di emozioni, di colpi di scena. Perché ero un po' stanca a volte di leggere solo storie o strappalacrime o che narravano di personaggi straordinari, ma nel senso più etimologico del termine, cioè che esulavano dall'ordinarietà della vita. E quindi è stato bello vedere che poi i lettori non si annoiano, ma anzi questo fatto di riconoscersi in alcune cose porta ad apprezzare quello che si legge. Quindi diciamo che da questo punto di vista la sfida è riuscita, insomma. Hai anticipato che il libro si svolge in due terre, diciamo, Bologna e il Salento. Che forse lo si poteva già intuire sì, dalla copertina, perché c'è il Nettuno e Punta della Suina, il bellissimo mare di Gallipoli. Eh sì, due terre alle quali sei legata. Sì, tantissimo, perché Bologna è la città dove sono nata. E non solo per campanilismo, ma è veramente una delle città più belle del mondo, secondo me, anche se a volte non troppo conosciuta, anche nei suoi angoli più nascosti, che io descrivo anche nel romanzo. E poi il Salento è la terra di mio padre, quindi io dico sempre che sono salentina nell'anima, una terra accogliente, bellissima, non solo per il mare che tutti conoscono, ma anche magari la campagna, proprio il Salento come terra, come cultura, come storia, era un teatro degno di qualsiasi storia. Io ho cercato di ambientare la mia, però con due ottiche diverse. Bologna è lo spazio in cui la vicenda va avanti, dove la protagonista, che si chiama Isabel, che è un giovane avvocato, ha uno studio e lavora,
però non è più soddisfatta della sua vita perché il tran tran proprio della vita quotidiana fa un po', ha perso i suoi sogni, le sue passioni e quindi lascia tutto, anche il marito, senza dire niente, scappa, va in Salento e quindi il Salento diventa il luogo sospeso in cui lei ricapitola la sua vita e cerca di capire perché non è andato tutto come avrebbe desiderato, cosa c'è da sistemare, cosa c'è da abbandonare per sempre. Quindi diciamo che il Salento è un po' la terra magica nel romanzo, invece Bologna è il campo d'azione, il teatro dell'azione. Una terra nella quale ritrovarsi. Sì, è una terra in cui, ma perché i ritmi sono oggettivamente più lenti e quindi c'è spazio per ripensare, per il pensiero. Oggi noi abbiamo sempre ritmi frenetici. E questo ci impedisce a volte di ritrovare noi stessi. Ci si può anche riconciliare con la natura, Sì, perché la natura è presente tanto nel libro, non, per il mare che è bellissimo, come ti dicevo, per la campagna, ci sono passeggiate a cavallo in campagna, sul mare. È un libro che rasserena, questa è una cosa che mi hanno detto tanti lettori, anche magari chi lo ha letto solo per la curiosità, perché l'avevo scritto io e mi conosceva e ama noir o vicende più intricate come trama, però alla fine del libro mi ha detto è un tocco di serenità e questo mi piace perché l'idea, insomma, che si possano scrivere dei libri anche senza far piangere, ma qualche volta regalando un pizzico di serenità, Eh sì, a è maggior un. ragione in questo periodo storico, Esatto, direi. proprio per quello, secondo me la lettura a volte deve essere anche un modo per capire meglio il mondo e quindi la Certo. lettura impegnata, ma anche un momento di evasione. C'è una bellissima dedica all'inizio del Eh libro. Posso sì. leggerla? A Gianni, che ha posato i suoi passi accanto ai miei, credendo nei miei sogni e calmando i furori del mio cuore. Eh sì, io sono una persona piuttosto iperattiva e che si infiamma facilmente. E Gianni è mio marito da più di 30 anni e è veramente quello che ho scritto, è veramente quello che penso perché mi ha sempre sostenuto in quello che ho fatto. E da lui ha anche preso spunto uno dei personaggi del libro che si chiama Giovanni, che non perde mai il suo aplomb, veramente come un gentiluomo del 1800 e quindi è stato anche fonte di ispirazione. Possiamo dire quindi che l'amore è in qualche modo comunque un po' anche il fil rouge di questo libro, Sì, l'amore lo verso è. se stessi, verso gli altri, L'amore ritrovarsi, no? a tutti i livelli, il libro parla proprio di rapporti umani e infatti sebbene una storia di amore sia il filo conduttore che mi ha permesso di tenere insieme tutte le vicende, i personaggi sono tantissimi, il rapporto d'amicizia è una costante del libro perché il libro si svolge su due piani temporali, uno nel 2017, poco prima del Covid, ma poi la protagonista, ripensando alla sua vita, riporta il lettore nell'esuberante Bologna studentesca degli anni 80-90. E questo quindi mi ha permesso di parlare del rapporto d'amicizia, sia di quando si è ragazzi, quindi con tutto quello che comporta, l'allegria, le cavolate che si fanno, ma anche di un rapporto che permane fino a quando la protagonista ha 35 anni e anche gli amici che si perdono per strada perché vengono a mancare. E quindi l'amore che resta, l'amore che si è perso. E mi piace definirlo un libro di emozioni perché la trama, come dicevo prima, è semplice. Quello che ho voluto indagare è proprio l'interiorità dei personaggi. Barbara, com'è stata l'esperienza con CN, questo nuovo marchio di Oligo Editore? Bellissima. Perché a differenza di tante persone che ho conosciuto, no? Che dovendo affrontare per la prima volta il percorso di scegliere una casa editrice si sono trovati in difficoltà, Giulio Girondi mi ha permesso di, anche in sede di editing del libro, di avere sempre l'ultima parola, di non modificare in maniera radicale il mio lavoro e quindi di questo lo ringrazio. Perché penso non sia una cosa che comunemente fanno tutte le case editrici. Vedo un'attenzione proprio per gli autori lodevole. Io dico sempre che regalare un libro, regalare una storia, in questo caso è Esatto, tutti i è proprio il sensi, caso di dirlo. a Natale è sempre un arricchimento, no? Sì, i libri sono un modo per vestire un'altra vita a partire per mete sconosciute e si spera sempre, l'autore lo spera sempre, che sia un buon viaggio. E me lo auguro,
Però davvero io penso che leggere sia un modo per arricchire se stessi. Io ho letto tantissimi libri, la lettura è uno dei miei passatempi preferiti e non c'è libro, anche il più brutto che ho letto, anche quello che mi è piaciuto di meno, in cui non ho ritrovato un insegnamento, qualcosa che comunque mi abbia fatto riflettere. E i libri belli, quando li chiudiamo, sospiriamo sempre perché non vorremmo finissero mai. Eh E sì. ovviamente è quello che mi auguro che accada a chi leggerà una storia. In tutte le librerie, anche online, siamo quasi in chiusura, sei già al lavoro al prossimo libro? Sì, è quasi terminato, anche se porterò il lettore alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Bazzano, un piccolo paese vicino a Bologna, quindi ha richiesto tutt'altro impegno perché il lavoro di studio lì è stato impegnativo, ma vedremo come andrà a finire questa seconda avventura. Ebbene, torneremo sicuramente quindi a Me lo parlarne. auguro. Grazie a Barbara Paladini per essere stata con noi. Questo è il suo libro d'esordio, Una storia. Alla prossima. Buonasera. Ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.